Per la prima volta dopo gli attentati terroristici del 13 novembre, lo Stade de France di Parigi torna a ospitare una partita di calcio tra la nazionale francese e la Russia. Oltre alla sfida sul campo c'è quella che riguarda la sicurezza. Il dispositivo è lo stesso adottato in occasione del torneo Sei Nazioni di rugby, con controlli supplementari fuori dallo stadio e nei parcheggi. 400 gli agenti mobilitati. Una prova generale in vista di Euro 2016, come ha spiegato il presidente francese Hollande. Euro 2016. Non abbiamo mai avuto intenzione di posticipare o di annullare l'Euro 2016. Che cosa si sarebbe detto della Francia? Che cosa si sarebbe detto dell'Europa? Non dimentichiamo quanto è accaduto a Bruxelles, ma l'Euro 2016 deve essere un modo per rispondere a tutto questo. Il torneo debutterà il 10 giugno e durerà un mese, attirando in Francia qualcosa come 7 milioni di appassionati. Hollande ha invitato ogni comune al rispetto scrupoloso delle nuove procedure di sicurezza.